Buonasera signori, buonasera a tutti quanti. Noi siamo contentissimi a vedervi così in tanti. Avete fatto bene a venire a ballare. Ci mette buon umore, cominciamo a suonare. La pista è quasi piena, questo è divertimento. Fa bene alla salute fare del movimento. E se qualcuno vuole può venire qui sotto. Cantiamo tutti insieme questo bel motivetto. La 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 la. Quel motivetto che fa la 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 la. Serata, io mi sto divertendo. Il merito è di chi si sta godendo il momento. Lo so che prima o poi si spegneranno le luci, però io vedo che le facce sono felici. Lo so che siete stanchi, lo sono pure io. Ci avete messo l'anima e ce l'ho messa anch'io. Ma prima di finire voi venite qui sotto. Cantiamo tutti insieme questo bel motivetto. La 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 la. Quel motivetto che fa la. Collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Eccoci qua, buongiorno amici, scusate i due minuti di ritardo, ma ogni tanto ci sta la tecnologia, come sempre dico, ti aiuta, ma allo stesso tempo se non ne vuol sapere ti lascia un po' in panne. Ma siamo partiti per una bella puntata in compagnia sempre qui al Nima Show Live, anche oggi ospiti al telefono, ospiti qui in studio. Parleremo di viaggi, parleremo di ballo che ahimè è tutto ovviamente bloccato. Vedremo qualche immagine della protesta che c'è stata, protesta pacifica che c'è stata ieri sera in Piazza della Pilotta Piazza della Pace, alla Pilotta a Parma. Qualche immagine magari la commenteremo insieme ai maestri Massimo e Margherita Terzi della scuola M-Dance di Felegara di Parma. Andiamo subito in musica, anzi ne approfitto, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo e che si collegheranno su Nima Radio TV. Ovviamente vi ricordo che è presente anche la piattaforma Twitch, ma anche coloro che ci ascoltano dalle frequenze di Radio Nova 94.3 o www.radionova.it. Andiamo in musica e vi ho preparato un bel brano dell'orchestra Franco Bagutti Band alle 7, per voi Simone Pennini. Cuore l'amore che c'è, se spunta la luna, ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te porterò quel bacio d'amore che in serbo terrò a farti felice, ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 è l'ora dell'Ave Maria e sentirò quella campana che nel tramonto
farti felice, ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle sette è l'ora dell'Ave Maria, e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Esattamente così, il nostro amore grande mai finirà, per la musica, per il ballo. Purtroppo stiamo vivendo un momento molto particolare e dobbiamo portare pazienza, però giustamente si può protestare pacificamente, non con quelle immagini che si sono viste a Torino o a Napoli e a Roma, ma come hanno fatto ieri sera a Parma, hanno detto la propria parola, il proprio pensiero, e si è capito che il popolo da questa parte ormai è un po' stufo. Vado a salutare l'amico Paolo Balestrieri, anche io ci sono, perché prima Luca Vitali ha scritto ci sono. Mi fa piacere, continuate a seguirmi e che dire, questa mattina, come ho detto prima, parleremo anche del discorso viaggi per quanto riguarda Ischia. Avremo al telefono l'amica Enrica Rastelli di Agenzia Viaggi Portofranco di Sant'Ilario di Lenze. Faremo il punto della situazione e vi comunicheremo insomma la decisione che abbiamo preso in merito al nostro viaggio. Andiamo avanti, partiamo con una bella fisarmonicata. Arriva Davide Salvi e la sua fisarmonica Rondini, tutta per voi. Thank you.
E voilà, e questa era la fisarmonica del nostro amico Davide Salvi, bravissimo, bravissimo. Continuiamo, e voglio ne approfitto, Patrizia Caldarini, Dino Valdelsalici, il nostro cameraman, da quant'è che non ti vedo, caro Dino, passa a trovarmi qua in studio, che ci facciamo due chiacchiere un pomeriggio, ovviamente ti offro un buon caffè offerto da Express di Prete di Gattatico di Reggio Emilia. Saluto anche Orso Grigioperla, nonché Renato, il nostro grafico del Nima Magazine, siamo quasi pronti con il numero di novembre, venerdì ovviamente lo pubblicheremo sia sulla pagina Facebook Nima Magazine che anche su www.nicolamarchese.it/Nima Magazine, dove lo potete sfogliare in digital version. Siamo avanti noi, eh. E saluto l'amico Luigi Brindani. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a te, caro Luigi. Tutto a posto alla Proloco di Montecchio. Purtroppo, come ho detto in apertura lunedì, hanno annullato la fiera di la fiera appunto di Montecchio, e questo mi dispiace tanto. Ma noi dobbiamo andare avanti, assolutamente, andiamo avanti con un po' di risate, perché da qualche puntata proponiamo le avventure di Ginettina dell'amico Paolino Boffi. Io ringrazio Paolino per avermi dato questa possibilità e qui ci facciamo una bella risata con le sue parodie. Eccola qua. Che fretta c'era, maledetta primavera, in che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Taci che mia figlia dorme! Ui bella, guarda che mezzogiorno, né? E tua figlia a casa tutto il giorno con la voglia nuno fa nullona. Ma che canzone era? Ma dov'è che vivi, troglodita? Era maledetta primavera, c'aveva 50 anni! La conosco, no! A me piacciono i pus, non restare chiuso qui! Pensiero! Il puste che viene nel cervello, il pu, gnuranta! Senti, mi sono iscritta a Facebook come mi hai detto tu, ma non sono mica pratica di quelle robe lì! Ombranata! Hai messo il nickname? E chi è quello di Beautiful? Ma Taz, è il tuo soprannome, no? E per esempio io ho messo Gina Love. Ah sì, ho capito! Io metto Tina la topina! Topina, nutria, no topina, Ali! Intanto mi hanno già scritto su Messenger! Messenger, paesanassa, paesana! Oh, e sentiamo un po' cosa ti ha scritto! Ora ti leggo! Ciao Tina la topina! Mi piacerebbe fare l'amore platonico con te! Ma tu sai cos'è l'amore platonico? Ah, non lo so! Tu in ogni caso fatti il bidet! Provvederò! L'unica cosa è che sui social bisogna stare attenti ai haters! Ma la haters parisi, quella delle cicale! Ma sì, la cucarini, i haters gnuranta! Sono quelli che si mettono un falso nome per insultarti, no? No! Io accetto solo chi conosco. Oh, metti che mi violentano dei tossicopendenti. Oh, poverini, devono essere proprio affamati per violentare te. Va là, va là, va là. Scema e invidiosa. Ma senti, quindi cosa devo fare con questi amici di Facebook? Ma scusami, ma tu accetta chi conosci e gli amici in comune. E stop. Ma... Va bene, ho capito. Adesso vado a fare da mangiare. Ci vediamo dopo. Ciao, Gina. Va bene, se vedo un dopo, ciao. Gina! Cosa c'è? Cosa c'è da gridare? Cosa che è? Senti, io ho fatto come mi hai detto tu. Mi è uscito su Facebook che avevo 10 amici in comune. E quindi? Sono stata 2 ore davanti al comune. Ma io non ho visto nessuno, Intanto che eri lì dovevi chiedere informazioni per la 104 rembambida ad una rembambida. La 104! Io ho la Y10, scema! Mamma mia, me le scema, me le scema, me le scema, me le scema.
Le avventure di Ginettina, ma non finiscono qui perché ci accompagneranno per un po' di punte, per qualche puntata. Innanzitutto vado a risalutare ancora Luigi Brindani che dice Fiera di San Simone. Hai capito, caro Luigi, che ce l'avevo sulla lingua ma non mi veniva il santo. Fiera di San Simone, sì, grazie, tutto a posto. Speriamo di riprendere al più presto e a fare eventi e soprattutto a suonare nei locali. Caro mio, quello che diciamo tutti, ne abbiamo bisogno. Vado a salutare anche l'amica Ombretta Confetti. Ciao Nico, un saluto a tutti voi da Ospitaletto, un abbraccio e speriamo a presto. Ombretta ci ascolta dalle frequenze di Radio Nova 94.3 a Ospitaletto di Ligonchio, vicino Ligonchio. Ovviamente vi dice qualcosa questo nome? Eh sì, è il paese natale dell'Aquila di Ligonchio, la nostra Iva Zanicchi, che tra l'altro abbiamo intervistato telefonicamente qualche puntata fa, qualche settimana fa. Andiamo in musica? No, andiamo in pubblicità, perché dopo mi metto in contatto con l'amica Enrica Rastelli di Agenzia Portofranco. Eccola qua. In viaggio con Nima e Agenzia Viaggi Portofranco organizzano per il 13 dicembre 2020 la Santa Lucia a Forte dei Marmi. Viaggio in Pullman Gran Turismo per la visita libera della Fiera di Natale. Pranzo a base di pesce e pomeriggio in musica con Nicola Marchese e Monica. 80 euro a persona, tutto compreso. Trasferimento, pranzo con musica e assicurazione sanitaria. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Portofranco. 0522 9020 54 9020 19. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Bertolini Abbigliamento, liquida e chiude, sconti fino al 70%, abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale, aperto anche la domenica. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia, via Gramsci 21-B, telefono 0522 8736 59. Vuoi imparare o perfezionare il tuo ballo? Affidati all'esperienza e professionalità di chi da 20 anni prepara coppie per la balera, esibizioni e competizioni. La M-Dance propone corsi collettivi di ballo liscio a Collecchio, Felegara e Basilica Nova. Inoltre, allenamenti collettivi il giovedì per il liscio e il martedì e venerdì per le danze standard. Corsi di Pilates a partire da martedì 29 settembre, ore 20. La sede è in via Repubblica 61 a Felegara in provincia di Parma. Il telefono 347 43 39 108 oppure 348 5802 090. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà amici, siamo rientrati e prontamente sono al telefono con l'amica Enrica Rastelli dell'Agenzia Viaggi Portofranco di Sant'Ilario d'Enza. Buongiorno Enrica! Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti! Ciao carissima, innanzitutto ti ringrazio per la telefonata, siamo qua un po' per fare il punto della situazione sulle nostre iniziative. Sei stata mia ospite settimana scorsa, ma qua ogni 3x4 salta fuori un DPCM, bisogna che troviamo, diamo delle comunicazioni.
Dimmi pure, cara, come siamo messi per il discorso di Ischia, perché in tanti allora, ci stanno ascoltando e vogliono capire. Certamente, allora è giusto dare chiarezza, fare chiarezza in questo momento assolutamente di grande incertezza, come dicevi tu, per tutti. E noi ci dobbiamo adeguare appunto alle uscite di questi DPCM. Esatto. A seguito dell'uscita del nuovo DPCM del 25 ottobre, che prevede la sospensione dei centri termali, benessere e piscine, abbiamo deciso di rimandare il nostro soggiorno a Ischia a data da destinarsi. Sì. Allora, due parole. Ci sembra alquanto doveroso questo comportamento nei confronti dei clienti iscritti, che certo, hanno diritto di godere a pieno dei servizi quando sono in vacanza, soprattutto se si tratta di vacanza basata sulle terme, esatto, e sul relax. Come era prevista, insomma, questa di novembre. Ecco. Esatto, ci tengo, Nicola, a precisare che ad oggi all'interno dell'hotel, sì, è tutto funzionante, chiaro, uh-huh, ma non abbiamo la certezza che continui così. Certo. E soprattutto non avendo la certezza, essendo un viaggio così a ridosso, perché dovevamo partire l'8 di novembre, quindi cambia veramente tutto in maniera troppo repentina, esatto, e a seguito appunto di questo benedetto DPCM ultimo ci sono arrivate delle incertezze da parte dei clienti e delle disdette, pertanto, esatto, ovviamente insieme a te che sai già, le sai già queste cose, ma è giusto ovvio, ci mancherebbe, ascoltatori ne vengano a conoscenza. Detto questo, provvediamo assolutamente a destinare una nuova data, però insomma, come ci siamo detti io e te, secondo anche i nostri accordi, andremo in un momento più tranquillo, dove siamo certi di poter, certo, garantire a, esatto, lungo termine, esatto, almeno di qualche mese, proprio a lungo termine, tutti i servizi senza avere delle incertezze su dei nuovi arrivi di DPCM. Qui, cara Enrica, cambia, stravolgono la situazione da un momento all'altro e questo, esatto, sono viaggi questi che bisogna fare anche spensierati, cioè non è che bisogna per forza pur di andare rischiare, noi non lo vogliamo assolutamente e in più, non potendo garantire questi servizi non ha senso, giustamente, no? Infatti Nicola, guarda, ti ringrazio di questa precisazione e ci tengo anch'io a dire che non è che annulliamo, perché puoi ben capire, noi viviamo e lavoriamo su questo. Beh, certo. Però noi ad oggi proprio abbiamo deciso di annullare questa iniziativa proprio, sì, perché non siamo in grado di garantire a lungo termine tutti i servizi dell'albergo. Poi, diciamo, che, anche, ripeto, oggi sono funzionanti, ma a lungo termine non lo sappiamo. Ecco, poi diciamo anche che, essendo arrivate delle disdette, essendoci anche delle incertezze, diciamo che il numero non è stato raggiunto, tra virgolette, cioè c'è poco da dire, non dobbiamo nasconderci mica dietro la... Allora, il numero in realtà, come tu sai, sì, sì, di adesioni ce n'erano, ma purtroppo non eravamo assolutamente messi male, ma purtroppo con questo discorso di queste uscite di DPCM, certo, e di informazioni generali, purtroppo di disdette ne sono arrivate fra lunedì e oggi. Esatto. Ci tenevo a dire un'altra cosa, Nicola, se me lo permetti. Prego, prego. Allora, riferito a Ischia, perché poi mi collego anche all'altra nostra iniziativa, certo, prevista per il 13 dicembre a Forte dei Marmi. Allora, non è che annulliamo Ischia perché c'è il divieto di spostarsi, ok? Sì. Perché ricordiamo che gli spostamenti fra le regioni a tutt'oggi sono ancora permessi, ok? Certo. Finché ce lo permettono, e quindi finché ce lo permettono, noi siamo qui, siamo sempre in agenzia, ovviamente stiamo organizzando iniziative sicuramente a più breve durata, certo, quello senz'altro, Nicola, però ci tengo veramente a dire che a oggi
consideriamo che tutti i mezzi di trasporto funzionano, gli hotel sono aperti nel pieno rispetto delle regole, quindi ripeto, continuiamo ad organizzare iniziative un pochettino più corte per il momento, certo, perché certo. È proprio a breve termine anche, quindi non siamo ancora in grado di poter programmare delle iniziative a lungo termine, proprio perché ci sono questi cambi repentini. Però insomma, noi a oggi, secondo il decreto, se non esce nient'altro, quindi, perché sai che la scorsa settimana... No, ma tanto, guarda, io me lo aspetto già, perché domenica 1 novembre noi saremo all'antica tenuta Santa Teresa a fare un bel pranzo con il fan, con i clienti del ristorante, i nostri fans, musica d'ascolto. Io mi aspetto nel pomeriggio una diretta di Giuseppe Conte che ci dica qualcos'altro, perché tanto ormai siamo abituati a vederlo di domenica, è un po' come i contenitori domenicali, lui deve saltare fuori con la sua diretta da Palazzo Chigi per dettare ancora altre regole col DPCM. Nicola, secondo me la cosa migliore è cercare di tenerci informati il più possibile. Esatto. Voglio che il messaggio che passi è che noi siamo qui per tutelare tutte le nostre persone, tutti i nostri utenti, certo. Altrimenti comunque saremmo partiti ugualmente e quant'altro, però ti ripeto, se abbiamo delle incertezze su dei servizi ovviamente non è nel nostro stile operare in questo modo. Tranquillizziamo. Mentre ad oggi assolutamente riconfermiamo l'uscita del 13 di dicembre di Forte dei Marmi con qualche incertezza, sì, perché in teoria diciamo che le fiere oggi, secondo il nuovo DPCM, sono sospese, però dovrebbe uscirne un altro verso la fine di novembre. Okay. Pertanto vediamo un attimo che cosa diranno, però giustamente, come dicevamo la volta scorsa, eventualmente faremo una passeggiata al mare, insomma. Esatto, modificheremo noi, guarda, la classica gita del pesce. Allora Enrica, io qui lo dico davanti alle telecamere, tu mi stai ascoltando, noi il 13 di dicembre non stiamo a casa, va bene? No, a meno che ci chiudano le regioni, ma non c'è, ci inventeremo qualcos'altro. No, speriamo di no, ma comunque Enrica, tranquillizziamo anche quegli amici che avevano prenotato, che magari avevano già dato la caparra, alcuni magari avevano anche saldato, che verrà restituito tutto quanto. Assolutamente, esatto. Senza nessun tipo di problema, assolutamente. E l'ultima cosa, noi oggi, come in data odierna, avviseremo tutti i passeggeri che erano iscritti su Ischia, appunto per comunicare le varie modalità. Comunque Ischia è solo rimandata. Perché io ci voglio andare. Anch'io ci voglio tornare. Ok, va bene. Grazie Enrica, grazie mille. Grazie a te, Nicola. E ti voglio dedicare questa canzone dal titolo Sorriso di uno zingaro, perché alla fine bisogna sempre sorridere. Sorridere. Sì, grazie sorridiamo. Mille a tutti. Ciao, ciao cara. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao Nicola. Edizioni musicali Bagutti per questo nostro Sorriso di uno zingaro. E gira il mondo, gira al sorriso degli zingari. Resterà per sempre nel mio cuore. Tu che forse come lui stai cercando libertà. Zingaro, a lui la puoi insegnare. Mondo fantastico, zingaro,
vado in fiore di semi di amore, dando al cuore la felicità. Solo tu hai mille fantasie, andare e puoi venire, sai dare solo amore senza chiedere mai. La vita di quell'uomo come me, lo zingaro puoi fare. Già, sei ricco se lo vuoi, d'amore e d'allegria, zingaro, ti prego non cambiare. Sorriso di uno zingaro, ho dimenticato Enrica lì davanti, ma ragazzi continuate a sorridere, non c'ho da tirar via sto sorriso perché sennò è finita. Noi andiamo avanti, come stavo dicendo prima con Enrica, il primo di novembre saremo all'antica tenuta Santa Teresa, ho avuto l'ok già dall'inizio settimana, tutto a posto, non vi preoccupate. Per quanto riguarda la musica d'ascolto si può fare tranquillamente, anche perché la SIAE ha rilasciato il permesso, e vi ricordo questa situazione, pranzo con musica d'ascolto, quando domenica 1 novembre all'antica tenuta Santa Teresa, strada Benedetto 26 a Parma, telefono 348 24 91 140 0521 46 25 78. Vi vado a leggere anche il menù, in questo caso Garganelli con porri estracotto, capocollo di maiale cotto a bassa temperatura con glassa di balsamico e patate al forno, torta della casa, acqua, vino e caffè, 30 euro compreso lo spettacolo. Mi raccomando, lo spettacolo siamo noi, ragazzi, partecipate numerosi perché vogliamo vedervi lì con noi, e così vi cantiamo tante belle canzoni. Una di queste ovviamente è Boom Boom, che ce l'andiamo ad ascoltare subito, vado a prepararla e poi andiamo in pubblicità e arrivano anche i miei ospiti di quest'oggi dallo studio 2 dei Nima Studios di San Polo Denza, saremo in compagnia di Massimo e Margherita Terzi della scuola di ballo M-Dance di Felegara di Parma. Se trovo il brano ve lo mando in onda, se no aspettate un attimo che il bello della diretta è anche questo. Boom Boom, tutto per voi, eccolo qua. Ma dopo Boom Boom la pubblicità. Ciao, tra poco. Boom. Vai.
regolare a 116. Battiti è l'istinto primordiale che si accende fra di noi. Chimica, elementi puri, armoni, enigmatico momento di una rapsodia. Sì. Regola la frequenza e non le medie che ti accende. Vole un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, c'è nel mare che fanno l'aria. Una bomba che scoppia, la 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 la. Magico, suona forte come questo acciaio armonico. Il motore non si dabile che non si stancherà. Gira e fa girare il mondo. Libero, un frammento alla mondiola che sta vivo. Partita, dopo il canto dell'aurora brucerà nel sole. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, c'è le mare che fanno la 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 la. Amore, un martello che batte, sul mio petto non smette, una bomba che scoppia, la 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 la. Mare, dea che domini la fantasia, fa che sia mia, nel cuore fai bum bum, dalle un'effimera malinconia. Che fa lai la, lai la, lai la, lai la. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, c'è il mare che fanno la 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 la. Amore, un martello che batte, sul mio petto non smette, una bomba che scoppia, la 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 la. Mare, un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, c'è il mare che fanno la 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 la. Amore, un martello che batte, sul mio petto non smette, una bomba che scoppia, la 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 la. Amore, la 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 la, la 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 la. Amore, signori, le belle voci di Nicola e Monica. Grazie, grazie mille. In viaggio con Nima e Agenzia Viaggi Porto Franco organizzano per il 13 dicembre 2020 la Santa Lucia a Forte dei Marmi. Viaggio in Pullman Gran Turismo per la visita libera della Fiera di Natale. Pranzo a base di pesce e pomeriggio in musica con Nicola Marchese e Monica. 80 euro a persona, tutto compreso. Trasferimento, pranzo con musica e assicurazione sanitaria. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco. 0522 9020 54 9020 19. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140.
Bertolini abbigliamento, liquida e chiude. Sconti fino al 70%. Abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale. Aperto anche la domenica. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia. Via Granci 21 barra B. Telefono 0522 8736 59. Vuoi imparare o perfezionare il tuo ballo? Affidati all'esperienza e professionalità di chi da 20 anni prepara coppie per la balera, esibizioni e competizioni. La M-Dance propone corsi collettivi di ballo liscio a Collecchio, Felegara e Basilica Nova. Inoltre, allenamenti collettivi il giovedì per il liscio e il martedì e venerdì per le danze standard. Corsi di Pilates a partire da martedì 29 settembre, ore 20. La sede è in via Repubblica 61 a Felegara in provincia di Parma. Il telefono 347 43 39 108 oppure 348 5802 090. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccomi qua, siamo rientrati ragazzi e intanto vi ricordo ancora una volta 393-1912-091 è il numero per la pubblicità, ma per partecipare qui in diretta con noi in trasmissione 393-84-89-561. Passato il mezzogiorno, che ore sono? 12.04, io do il benvenuto ai miei ospiti di questa mattina dallo studio 2 del Nima, dei Nima Studios. Buongiorno agli amici Massimo e Margherita Terzi della scuola di ballo M-Dance di Felegara. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, radio, teleascoltatori tutti. Guarda, buongiorno. No, scusate, Massimo e Margherita, guardate che studio vi ho preparato. Siete fantastici. Oh, sei bravo tu a tenere alta comunque l'attenzione, a tenere alta il divertimento in questo momento, ovviamente, dove il divertirsi è pochino più complicato. Esatto. Vedo che sei munito di mascherina, però sì, 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 ovviamente siete congiunti, ma insieme nello studio 2. Ormai si fa tutto con la mascherina, anche esatto. Sesso con la mascherina, tutto. Ecco, si manca fa. Solo quello. Tutto. Beh, l'hanno consigliato. No, l'hanno consigliato. L'hanno consigliato. Ascolta Massimo e Margherita, intanto vi do il benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie. Stiamo già vedendo da un po' di giorni, da fine settembre, il vostro spot, perché voi state continuando a fare lezione, anche se l'ultimo DPCM non lo so che cosa vi ha detto, come siete messi? Spiegatemi un po'. Allora, è un pochino un mondo vario dove non ci sono certezze, le regole scritte sono di 46 pagine e quindi ognuno poi le può interpretare come crede, anche questa poca chiarezza non fa bene a nessun tipo di mondo, al mio, al tuo, a quello di tutti. È lo stesso. È lo stesso mondo, infatti, perché infatti. Io vivo con te, tu vivi con me, nel senso che ci possi... Sì, esatto, quindi il nostro lavoro è uno scambio vicendevole. Detto questo, insomma, se ci fosse un DPCM, delle regole chiare, chiaro, precise, volenti o nolenti si seguono. In questo modo è tutto un po' interpretativo. Adesso, ad esempio, l'ultimo DPCM consente gli allenamenti per gli atleti tesserati FIZ dalla classe C in su solo in modo individuale, quindi dobbiamo allenarci da soli, staccati, e poi dobbiamo... addirittura staccati? Sì, staccati, sì, uno balla per sé, proprio staccati, anche se siamo conviventi, e congiunti. Congiunti, evitiamola che è una parola che non mi piace, perché congiunti posso stare io qua a un'altra Napoli, ma non siamo conviventi, quindi conviventi sarebbe giusto potessero ballare insieme, invece questo non è permesso, e poi... si va a casa insieme, si sta a letto insieme, si fa tutto insieme, esatto. Però non si può ballare perché ovviamente potremmo essere fonte di contagio vicendevole. E il nostro mondo adesso è questo, stiamo un attimino
facendo solo allenamenti per le coppie che faranno in futuro forse gare e basta. Non abbiamo altre alternative. Sospesi i corsi di Pilates, corsi di balli di gruppo. Tutto quanto. Sospeso tutto. Stiamo vivendo un periodo di incertezza, perché come dici tu, se ci fossero delle regole ben chiare, che ne so, dicono 15 giorni tutti a casa, tranne i supermercati dove andare a far spesa, perché la gente comunque deve mangiare, che occhio che comunque i supermercati sono un luogo di aggregazione, di assembramento. Io ritengo siano molto più pericolosi che una palestra, una piscina, esatto, e una scuola di ballo, dove uno fa attività motoria singolarmente, e anche in questo caso dove la coppia nella vostra scuola può allenarsi da sola, voglio dire. Sì, io tu pensa che la nostra scuola, il salone dove facciamo allenamenti, è 250 metri quadri e al massimo prima di questo nuovo DPCM arrivavamo ad avere all'interno della struttura sei coppie di conviventi, cioè persone che vivono assieme. Certo. Quindi provo a fare due conti. Cioè lo spazio che potevano avere due spogliatoi dove c'erano tre coppie da una parte, tre coppie dall'altra, cioè più di questo penso che non si potesse fare. Poi, evidentemente chi fa queste leggi non conosce il settore, il mondo dello sport, il mondo delle palestre, il nostro. Cioè. Una cosa strana, e leggevo su Facebook, praticamente anche il ministro della salute Speranza, c'è un vice ministro che è chirurgo, il ministro no. quello che sta sotto ne sa qualcosa di più. Il vice ha detto che smetterà di fare il ministro per andare a lavorare ancora nel settore, perché non si trova con quelle che sono le linee guida. C'è qualcosa che non va. Dovremmo rivedere detto un po' questo, una cosa però me la devi lasciare dire. Prego, siamo qua apposta. Noi come i bar, come le palestre, come le piscine, ci siamo attenuti scrupolosamente a quelle che sono state le linee guida, giuste o sbagliate che siano, che risolvano meno il problema, però ci hanno detto fate la sanificazione degli aereatori e tutto, e soldi che vanno, comperate gele, disinfettate i pavimenti, disinfettate gli attrezzi, fate spogliatoi separati. Avete speso dei soldi. Abbiamo speso tanti soldi. Esatto. E poi ti dicono ok, adesso puoi chiudere in sicurezza. No, guarda che mi scappa la risata, ma ci sarebbe veramente da piangere. No, c'è da ridere per non piangere. Esatto, è così, fondamentalmente. Facciamo una cosa, andiamo in musica per il momento. Sì, buttiamola. Margherita, come me, è una grande sorcina, una grande appassionata di Renato Zero. Allora ci vogliamo dedicare questa canzone, perché noi attendiamo i migliori anni della nostra vita al di fuori di questa pandemia. Eccola qua che arriva. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi e niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sole resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, della nostra vita.
vita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra, la vostra, la sua vita. E per Francesco, e voilà, ci siamo. Questo è per France, cari ragazzi. Era bellissima, perché eravamo in un'occasione dell'ultima serata del nostro ex batterista e praticamente avevamo fatto un IP pur rap per lui. Ma vi ricorda, voi non ce l'avate in quella serata lì, no. Però mancano questi, tutti questi abbracci, queste unioni, o sbaglio, cosa dite? No, mancano tanto. Noi italiani abbiamo bisogno del contatto con le altre persone, quindi sono, esatto, cose. Averti tolto questo, ci hanno tolto, non dico metà della vita, ma tanto. Non poter abbracciare un papà, una mamma, un amico, perché comunque sì, sia. A proposito di amico, voglio salutare Luca, che so che ci segue sempre. Sì, il sì, ci sta fan. Seguendo. Luca, un abbraccio. Tra l'altro, virtuale, ma un abbraccio forte. Tra l'altro, ha mandato un messaggio, ha scritto un saluto ai maestri terzi. Ma io vi voglio fare un regalo, ragazzi. Adesso magicamente siete in un bellissimo studio virtuale. Guardate dove vi porto direttamente a Felegara con i vostri ragazzi. Con i nostri ragazzi. Quando si poteva ancora stare vicini. Esatto, questa è una foto di repertorio, penso, dell'anno scorso, ma io ho voluto creare questa atmosfera. È come se foste all'interno della vostra seconda casa che è la scuola. Sì. Allora, ieri, aspetta, leggo un altro messaggio intanto che ci siamo. Roberta Bertinelli che dice: buongiorno carissimo Nicola, buon mercoledì, grazie per la meravigliosa puntata di stupenda musica allegra, grazie per le notizie per Ischia, vedrai che prima o poi riusciremo a venire in viaggio con voi. E hai ragione Roberta, perché con Gattiomare è andata male, con Ischia purtroppo ci sono questi problemi, ci rifaremo. Dovevi venire in Sicilia, ma purtroppo... Certo, che è stata bellissima. Esatto, non c'era più posto. Intanto ci prenotiamo per Forte dei Marmi, un abbraccio grandissimo Roberta e Riccardo. Beh, poi ci vediamo domenica se riuscite al pranzo. E poi bisogna dire che l'MDS porta fortuna, Vietnam è andato benissimo, Sicilia, quando ci siamo noi tutto funziona bene. Beh, ragazzi, ascolta, vogliamo ricordare il nostro viaggio in Vietnam, mamma mia. Che è stato fantastico, cioè, eravamo in un altro mondo, sentivamo qualcosa ogni tanto quanto riguarda il virus, che però lo vedevamo qualche notizia in Cina, noi eravamo in Vietnam, è così lontano. Una bellissima compagnia, abbiamo fatto nuove amicizie, davvero, esatto, davvero bene, stati proprio bene. E quando siamo tornati è successo il finimondo, ci ha bloccato totalmente. Io l'avevo detto di stare là. A chi lo dici, magari. Ascolta, Massimo Margherita, ascoltatemi un attimo. Ieri sera in Piazza della Pilotta a Parma c'è stata una
manifestazione delle partite IVA, del mondo dello spettacolo, di tutti i lavoratori che purtroppo, palestre, ristoranti, tutti coloro che assolutamente sono stati bloccati da questo ultimo DPCM. Io ho qualche immagine, vogliamo commentarla insieme? Tu cosa ne pensi a riguardo? Io penso che protestare e far vedere il proprio dissenso su alcune norme di chi comanda non ha capito se funzionano o meno sia corretto. L'importante è che siano sempre civili e senza certo. Danni a cose altrui di gente che magari si alza la mattina per lavorare, non è... non sono persone, non ha senso fare violenza. Sì, come abbiamo visto quelli di Torino, Napoli, Roma. Io trovo che siano davvero persone che atte solo a fare danni, violenza e basta, non c'entra niente più la politica. Sì, a loro del DPCM. Questa è una bellissima cosa invece quella che vedo, perché tantissima gente che dice al nostro governo guarda che stai facendo una cosa che a noi non piace. Certo. Trovane un'altra e a noi così non piace. Questo è il modo di protestare corretto. Corretto, civile, basta, non trovo... Però il problema è che dobbiamo aspettare ancora. Adesso questo DPCM ci porta fino al 24 novembre, chissà che cosa ci aspetterà dopo. Beh, lo sappiamo già cosa ci aspetta, Nicola. Ma sai qualcosa in più? Nicola. No, la cosa che ce dico... Ce lo stanno dicendo ormai da tempo. Sì, stanno parlando di un eventuale lockdown. Quindi lo sappiamo già. Ma prendessero la decisione... Per Natale saremo tutti chiusi in casa. E nessuno potrà fare il pranzo di famiglia, non potrà andare a trovare i genitori, non potrà andare a trovare i figli. Questo... E sarà una cosa veramente brutta, perché questo. Sì. Io non so se c'è qualcosa sotto, se c'è un disegno. Ma questo ce lo chiediamo in tanti, sai? Ce lo un disegno in tanti. Diverso. Non lo so. Io so che veramente ci stanno uccidendo, ma non. A parte economicamente, ci stanno uccidendo psicologicamente. Esatto, quella è la cosa... È la cosa più brutta. tra le due forse la più brutta, perché comunque tiri via alla gente la voglia di vivere in questo, in questo modo. In cioè, questo tu modo. Pensa che io ho mio padre da solo, io stamattina, prima di venire qua, sono andato a fargli spesa perché ha 87 anni, quindi sono io che gli sono entrati in casa, gli ho messo a posto la roba con la mascherina perché non vive con me e l'ho salutato da lontano. Certo. Quando vado là, che vado là per fargli fare il bagno, glielo devo far fare da solo, se ha bisogno non gli posso andare vicino. No, non è una cosa... È inammissibile. Contro natura. Ci sentiamo degli angeli feriti come canta il nostro Renato Zero. Perché ormai possiamo dirlo così, Margherita è nostro Renato Zero. Sì. Eccolo qua che arriva. Quello specchio, quello lì non sono io. Sono sparite le mie ali, quel collare non è mio. Ero un angelo perfetto, pronto per servire Dio. Chi mi ha spento? Un angelo lo giuro, dell'anima alla mia. Mi bastava una carezza, spazi per volare via. Sempre forte il desiderio, ogni casa fu la mia. Chi mi ha spento? Tradito dalla Spagna, il calzante del mondo. Avere tutto subito, tutto in un giorno. Sono l'angelo ferito, mi hai tradito ingenuità. A quel mondo gli ho creduto e alla fine eccomi qua. Sempre appesa a un manifesto, me la caverò così. Esibendo il mio talento fino ad arrivarmi lì. Non so perché, proprio a te, mi spengono. We'll be right back.
la forza di un'idea, una cattivante faccia ed un grammo di follia, finché non arriva un mostro che ci fotte l'energia, che ci ha spenti. Più difficile il decollo, cieli viola su di noi, non si parte né si arriva, inchiodati siamo ormai, muti e vuoti e siamo in tanti, a fanculo pandemia, che ci hai spenti. Traditi dalla smania incalzante del mondo, avere tutto e subito, tutto in un giorno. Ancora altre due ali, mi risolleverò in quegli squallidi alveari, io non ci tornerò, un'aria pure trasparente, più consona per me. Ritroverò il coraggio, la luce dentro me. Lo sai anche te che c'è ancora tanto da scrivere qui vedrai per noi. C'è ancora un mondo in cui credere. Oh sì, sì, oh sì. Abbiamo grinta da vendere. Sì, c'è ancora spazio se vuoi. Esatto ragazzi, c'è sempre un modo per vincere e vinceremo sicuramente. Ne approfitto prima di darvi la parola perché si è collegata l'amica Clotilde dell'agenzia Viaggi. Oh, ciao Clotilde. Ciao Clotilde, grazie per grazie ancora per la gestione della Sicilia, grazie. Grazie ancora. Vogliamo parlare, siamo quasi in chiusura, dopo vi aspettiamo su canale 78, Radio Italia anni 60 TV, così continueremo a parlare ancora con i nostri amici. Ma le televisioni, che ne so, Mediaset con Maria De Filippi, la Rai con Ballando con le Stelle, Milly Carlucci. E ieri sera mi è arrivata una segnalazione del Maurizio Costanzo, che era all'interno di un teatro, c'era il plexiglass tra le poltrone, però comunque i teatri dovrebbero essere chiusi. Com'è questa cosa? Mi vuoi dire la tua, caro? La vuoi guardare da un punto di vista ottimistico o pessimistico? Se la guardiamo dal punto di vista ottimistico, ecco, vuol dire, siccome quello che dice la televisione prima o poi ce lo inculca per farcelo fare anche a noi, si potrà fare. Si potrà, vuol dire che fra un po' si potrà riballare insieme, baciare le persone, stare a teatro, si potrà fare tutto. Quindi è un buon segnale che ci deve arrivare. Esatto. Quello che ci dicono, guardate che cominciamo noi a farlo, poi lo farete anche voi. Invece, se lo guardi da un altro punto di vista, se lo guardiamo da un altro punto di vista, te non lo puoi fare, io sì, crei quelle diversità che creano tensione fra le persone. Sì, sì, tra l'altro si vedono anche scene dove chi arriva degli ospiti si salutano, c'è chi saluta col gomito, ma c'è anche chi si bacia. Senza mascherina, i ballerini che ballano, che non sono assolutamente né congiunti, tantomeno conviventi, sì, che si baciano, si da quello abbracciano. Che so, da quello che so, sono monitorati con i vari test. Sì, non si potrebbe fare all'interno delle scuole di ballo. Esatto. Ma se all'interno della mia scuola di ballo due persone che vivono assieme non possono toccarsi con le mani, neanche avvicinarsi, perché nel nostro ballo uno c'ha la testa da una parte, uno c'ha la testa dall'altra, perché, sempre detto, perché balliamo così, cioè non ci possiamo vedere e non ci possiamo toccare con le mani, mi sembra un tantinino. Se qualcuno ha un po' di iniziativa potrebbe fare un divisorio in plexis da applicare ai ballerini, come c'era appunto, poi facciamo un bel copyright. Ecco, come c'era appunto nel teatro lì al Maurizio Costanzo. Esatto. Beh, vendono quelle visiere. Infatti sono quelle che usiamo noi. Visiere, ecco, sembriamo degli astronauti. Noi per insegnare, anche se loro sono divise, abbiamo... Per insegnare, per fare... Ma fare è più comoda della mascherina? Mascherina e visiera. Tutte e due, sì, addirittura. All'interno
della scuola, siccome noi non dobbiamo ballare, perché intanto che fai attività fisica non dovresti usare la mascherina, noi per correggere, per dare indicazioni abbiamo visiera e sotto la mascherina. Io ho visiera e mascherina. Ale, di tutto di più. Non ho i guanti però. Ascoltate, secondo me a tutto questo manca un po' di equilibrio. Finiamo qui questa puntata del Nima Show Live, vi aspettiamo tra poco su canale 78 Radio Italia anni 60 TV. Vado a liscio, dediche richieste, ma parleremo di ballo ancora con Massimo e Margherita Terzi. Concludiamo con questo brano cantato da me, ma sempre del mitico Renato Zero. Va bene? Ciao a tutti! Ciao, ciao! A tra poco su Radio Italia anni 60 TV. La 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 la
in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.